Sono cresciuto in una famiglia con cui conflitti, abusi, manipolazione emotiva, distanza emotiva, violenza fisica e verbale erano pane quotidiano. Infatti, ho scelto e sposato un uomo che di tutte queste tossicità era l'emblema. Vorrei che questo messaggio arrivi a tutte le donne. La violenza psicologica arriva ad un punto quasi di non ritorno. Non sapere ascoltare se stessi, non volersi bene. Avere paura di fuoriuscire da un incubo. Guardare chi ti fa del male con la paura che ti impedisce di cambiare. L'emozione che mi imprigionava era la paura, paura di rimanere sola, paura di non essere amata, paura di non riuscire a provvedere a me stessa e ai miei figli. Insomma, una spirale di dolore, sofferenza e impotenza. Nessun familiare, nessun amico, nessun conoscente era in grado di offrirmi un supporto adeguato. Tutto è così difficile da capire per chi come me ha fatto del male alla sua stessa anima. Nella disperazione più assoluta sono arrivata per l'ennesima volta in una caserma dei carabinieri a denunciare le violenze fisiche e psicologiche subite dall'uomo che diceva di amarmi follemente. E lì questa volta ho ricevuto un elenco con i nomi di tutti i centri antiviolenza presenti sul territorio. Ho deciso di chiedere aiuto proprio a uno di questi centri. Ad un anno da questa scelta posso dire che è stato il giorno in cui mi sono salvata la vita. L'amore, l'aiuto, la vicinanza, il sostegno che ho ricevuto in quell'ambiente mi hanno restituito a poco la voglia di vivere una vita degna e bella. Ho iniziato a volermi bene, a capirmi, a riconoscere me stessa, a darmi un valore che oggi porto a testa alta. Sì, perché la mia vita ha iniziato un viaggio. C'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento, che equivale a una seconda possibilità di nascere. Thank you.